Ben ritrovati di nuovo assieme al consueto appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000, la rubrica della Diocesi che ci permette di spaziare sulle tante tematiche che caratterizzano l'attività della nostra comunità bellunese. Focus in particolare quest'oggi sul seminario gregoriano di Belluno, un vero gioiellino, e in particolare su una recente iniziativa, ossia la partecipazione ai luoghi del cuore del FAI 2022 per quanto attiene alle sue preziose biblioteche. Ne parliamo in compagnia del bibliotecario Jacopo De Pasquale che è venuto a trovarci. Ben trovato De Pasquale. Grazie mille per l'invito. Bibliotecario appunto del seminario gregoriano che innanzitutto partirei da questo, De Pasquale, illustriamo quindi queste due preziose realtà perché sono due le biblioteche all'interno di questa struttura. Sì, ci tengo a sottolineare questo. Il seminario gregoriano ha ben due biblioteche al suo interno con due storie molto differenti. La prima è la biblioteca gregoriana, che è quella dove opero principalmente, che è la biblioteca proprio di proprietà del seminario, la biblioteca nata per la formazione fondamentalmente del clero. Questa biblioteca nasce con la riapertura del seminario all'inizio del XIX secolo all'interno dell'antico convento francescano di San Pietro, grazie a una donazione del Papa bellunese Gregorio XVI. Da lì poi nel corso del tempo la biblioteca ha ampliato, diciamo, il suo patrimonio grazie ai sacerdoti che nel corso dei secoli si sono alternati all'interno del seminario, ma soprattutto grazie anche all'aiuto dell'Istituto di Scienze Religiose di Belluno e ora di Belluno Treviso, con il quale abbiamo una collaborazione per quanto concerne la formazione, diciamo, in ambito teologico. E che trova la propria sede Esatto, la giustamente sua sede all'interno. all'interno del chiostro gotico, infatti. Poi c'è invece la biblioteca Lolignana, più precisamente la biblioteca capitolare Lolignana, che è separata dalla Gregoriana, che è la biblioteca di proprietà del capitolo della cattedrale, un altro importante ente ecclesiastico della nostra città. È lì per motivi, da noi per motivi conservativi, ma la proprietà rimane del capitolo. È una biblioteca importantissima dal punto di vista storico, perché ha le sue origini addirittura nel 1300, le prime fonti citano dei libri all'interno del capitolo. Successivamente, grazie soprattutto all'ascito del vescovo Lollino nel 1626, ha ampliato il suo patrimonio e ha all'interno alcune chicche eccezionali, alcuni manoscritti dal valore unico eccezionale. Ecco, la interrompo un attimo, De Pasquale. Quella che stiamo vedendo in questo momento, per esempio, qual è? È la biblioteca gregoriana questa, è la biblioteca gregoriana che è aperta il lunedì mattina e il pomeriggio. Mentre per quanto concerne la biblioteca Lollignana, la biblioteca è chiusa al pubblico, viene aperta solo su appuntamento per alcuni studiosi che hanno interesse, diciamo, a studiare alcuni importanti manoscritti. Ecco, infatti, ci dia quindi un'idea, per esempio, di alcuni di questi Ma manoscritti. allora, diciamo che all'interno della Lollignana si possono trovare tante opere di pregio. Il più famoso, naturalmente, è quello di cui abbiamo parlato un'altra volta, è il Lollignano 35, che è una delle copie della Commedia di Dante, una delle copie più antiche della Commedia di Dante. Poi sono famosi alcuni testi di una donazione avvenuta agli inizi del 400 da parte del decano del capitolo, Leonisio Doglioni. Qui abbiamo una Bibbia miniata, purtroppo mutila oggi. Troviamo ad esempio anche una copia degli Statuti di Belluno, oppure anche un bellissimo gregoriano, con i canti, diciamo, da utilizzare durante, diciamo, la messa, insomma. Ecco, quindi questi sono dei volumi che sono altamente preziosi e quindi diciamo vengono tenuti con cura all'interno di questa struttura e diceva per poterli previsionare va preso appuntamento. Sì, e viene valutato tutto naturalmente dal bibliotecario, anzi, se lui preferisce chiamarsi operaio, Monsignor Antonio De Fanti, che da tutta la vita si occupa della biblioteca Lollignana e a cui va il nostro applauso, insomma, perché ha veramente fatto un lavoro eccezionale nel corso di tutta la sua vita. Ritorniamo invece per quanto attiene alla Biblioteca Gregoriana, una realtà usufruita da molti giovani anche che vogliono magari fare delle ricerche o delle tesi di laurea. Sì, devo dire che l'intuizione ormai nel 2015 di Don Rinaldo Ottone, di Don Francesco Silvestri, oggi scomparso, di cercare di inserire la biblioteca gregoriana all'interno dell'Indice Nazionale Biblioteche,
ha permesso, diciamo, di ampliare, diciamo, l'utenza della biblioteca, che prima era un'utenza essenzialmente locale. Ad oggi, grazie anche alla collaborazione con la Facoltà Teologica del Triveneto, abbiamo richieste di prestito da tutta Italia, insomma, soprattutto perché abbiamo un patrimonio estremamente particolare, legato a dei particolari ambiti come la teologia, la filosofia e anche la storia locale, possiamo dire, che ricevono una grande richiesta. Mi è capitato recentemente, per dire, di fare alcuni prestiti anche nel sud Italia, oppure ad aiutare un ragazzo bellunese che studia, mi pare a Udine se non mi ricordo male, che aveva bisogno di alcuni libri di ambito teologico e che nel resto della provincia non li trovava e li ha trovati da noi, insomma. Ecco, quindi proprio per far capire il valore, la ricchezza, il prestigio, ecco, uh-huh, anche di queste realtà. E quindi veniamo adesso ai giorni attuali, alla ultima recente iniziativa che vede la biblioteca proprio partecipare ad un concorso nazionale. Sì, allora con il rettore Monsignor Giorgio Lise abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa del FAI. È un'iniziativa, a mio parere, molto interessante, perché il FAI comunque ha una, diciamo, una importanza a livello nazionale e permette, naturalmente, tramite una raccolta di voti, di poter avere una serie di finanziamenti volti essenzialmente alla, diciamo, alla valorizzazione dei luoghi. Praticamente la campagna si chiama Luoghi del Cuore e c'è la possibilità di votare online o cartaceo il proprio luogo del cuore. Se si supera i 2500 voti c'è la possibilità di accedere a dei particolari finanziamenti. Noi abbiamo fatto questa scelta sia per motivi di restauro di alcuni importanti volumi che abbiamo all'interno delle biblioteche. Ecco, forse abbiamo anche delle immagini, mm-hmm, grazie all'aiuto di Nicolò che ci segue in regia, abbiamo delle immagini di alcuni dei libri, sì, preziosi, per esempio, che vorranno, che sperate di riuscire a restaurare. Per, sì, esempio questo cosa, qual è? Ah, questo è un'opera, sono tutte e due opera stampa, questa è un'opera stampa arrivata in biblioteca molto tardi, è un commento ad alcune opere più antiche, che all'interno ha una cosa molto interessante, perché c'è una nota di possesso a nome Josef Andrichi, quindi un omonimo del vescovo Andrich, esatto. Questa è un'opera molto interessante. Stiamo vedendo proprio in questo momento questa nota, giusto? Sì, esatto. E poi un'altra invece è un'opera che è all'interno della biblioteca, almeno dal punto di vista teorico, già dai primi inventari del 600, che è un'opera stampa che però ha, come potete vedere, è molto rovinata e che ci permetterà, comunque, se si riesce a raggiungere questi famosi 2500 voti, di restaurarla. Quindi l'invito che viene fatto alla popolazione bellunese è quello, insomma, di contribuire, ecco, con il voto. Esatto, noi abbiamo scelto come motto di questa campagna una frase che ho avuto modo di ascoltare ad una conferenza che abbiamo fatto all'interno del seminario, che è: amate i vostri libri. Perché io sono sempre più convinto, vista anche l'esperienza che ho avuto a Roma, a Verona, a Padova, di alcuna serie di incontri tra bibliotecari dell'ambito ecclesiastico, ma non solo, che i libri devono essere rivalutati non solo per il loro valore, diciamo, intrinseco di avere all'interno delle nozioni o il loro valore monetario, cioè un libro di questo tipo ha un valore eccezionale, ma soprattutto come mezzi di comunicazione e di incontro tra le persone. Infatti l'intento che anche trova, da un certo punto di vista, anche l'accordo con il rettore, è quello che il libro possa essere un vero luogo di incontro tra le persone, di scambio di informazioni, una vera e propria piazza del sapere, come recentemente è stato detto da Antonella Agnoli, che è una delle più importanti studiose italiane del mondo delle biblioteche, cioè le biblioteche come piazze del sapere. Abbiamo detto quindi questa iniziativa, poi prima di lasciarci, mm-hmm, De Pasquale, ricorderemo nuovamente come poter fare a dare ognuno di noi il proprio contributo, ma torniamo a ricordare come in quest'estate il Seminario Gregoriano stia proponendo tutta una serie di iniziative per aprirsi ulteriormente alla cittadinanza. Sì, il rettore Monsignor Giorgio Lise ci tiene molto a questa serie di iniziative che sta portando avanti anche con il nostro aiuto. Si è scelto comunque di aprire alla cittadinanza le bellezze del seminario. Ricordo, per dire, le domeniche di agosto l'Associazione Campedel fa una serie di visite guidate ai chiostri
e alla Chiesa di San Pietro. Poi ci saranno anche una serie di eventi sabato sera, già iniziati qualche settimana fa, e in futuro anche dei concerti probabilmente nella Chiesa di San Pietro. Quindi c'è l'interesse naturalmente di utilizzare la struttura come luogo di incontro. Qual è la reazione dei bellunesi? Io dico bellunesi, ma poi anche dei turisti, perché Sì. adesso in questo momento sono anche tante le persone che vengono fuori da fuori per ammirare quelle che sono le caratteristiche comunque del territorio dolomitico. Ma stupore, mi piace questa parola e la uso, nel senso che sia l'anno scorso con la mostra di Dante, sia in altre occasioni mi è capitato di incontrare persone che nel momento in cui varcano la soglia del chiostro gotico, hanno uno stupore eccezionale, una calma li pervade, anche persone che non hanno una formazione, diciamo, classica o quantomeno in ambito storico, medievale. E questa cosa ci riempie di orgoglio, comunque di felicità, perché vuol dire che la gente, dopo anche questa tremenda pandemia, sente proprio il bisogno di luoghi in cui sostare, anche pensiamo alla corsa che ognuno di noi ha tutti i giorni tra lavoro, impegni familiari, eccetera, eccetera, un luogo dove poter riflettere e sostare, magari fare degli incontri che ti possono cambiare la vita. Un luogo di profonda spiritualità, ma poi ovviamente, come diceva lei, anche di meditazione, di cultura. Senta De Pasquale, dicevamo, l'atteggiamento invece dei giovani, ecco, degli universitari. Allora, questo è uno dei punti che stiamo cercando di migliorare, insomma, nei nostri servizi. Infatti, grazie ad alcuni finanziamenti della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, stiamo cercando di migliorare i luoghi, diciamo, di consultazione della Biblioteca Gregoriana. E abbiamo notato anche grazie a alcuni servizi che abbiamo fatto o alcuni corsi che abbiamo fatto con le superiori che molti ragazzi non conoscono neanche l'esistenza di questo posto all'interno della città e anzi nel momento in cui entrano rimangono veramente stupiti. L'obiettivo è quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio anche per permettere ai giovani una riflessione che sia non solo una riflessione, diciamo, sull'importanza di Belluno, sulla sua storia, sulle sue particolarità, ma soprattutto una riflessione sul loro futuro, perché, ognuno è libero di fare quello che vuole alla fine nel momento in cui sceglie la strada universitaria, però che sappia quello da cui uno parte, dal patrimonio, ecco, dal Che quale la tutti noi città può offrire. profili. Sì. Ecco, siamo in chiusura, quindi come anticipato De Pasquale, concludiamo proprio ricordando come fare per votare, per partecipare a questa campagna dei Luoghi del Cuore, del FAI 2022. Allora, si può votare in due modi. Il primo è andando sul sito del FAI nazionale, cercare Luoghi del Cuore e scrivere il nome delle biblioteche del seminario. Lì si può cliccare, c'è scritto proprio vota con un clic, e registrandosi rapidamente c'è la possibilità di dare il proprio voto. Il bello è che si può votare anche altri luoghi di Belluno, infatti invito i bellunesi a votare non solo noi, ma tanti altri luoghi che hanno bisogno di essere preservati o anche fatti conoscere ai più. Il secondo modo invece è cartaceo, per ora lo faremo solamente nelle domeniche di apertura della Campedella dei Chiostri, ma stiamo lavorando per aprire altri luoghi di raccolta firme. Quindi non amate solo i libri, amate il vostro territorio. Ecco, allora con questa bella conclusione noi ci salutiamo. Io la ringrazio ancora, Jacopo De Grazie a voi. Pasquale, bibliotecario del Seminario Gregoriano, e in bocca al lupo ovviamente per questa importante candidatura. A tutti Crepi il lupo e arrivederci. quanti voi, buona continuazione d'ascolto.